Davide Giacalone, buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide. Allora, dopo quasi 80 anni l'Italia decide di inserire la tutela dell'ambiente, la ricchezza della vita e degli ecosistemi nella Costituzione. E i titoli sulle prime pagine di oggi sono pressoché simili. La Stampa, Costituzione Green, adesso l'ambiente è protetto dalla Carta. Repubblica, la Costituzione è green, appunto, ora tutelerà anche l'ambiente. Infine, leggo quello del Corriere della Sera, tutelati animali e ambiente in Costituzione. Insomma, titoli fotocopie per dire la stessa cosa. A te. Per dire la stessa cosa, ma mica molto convincente, perché fin qui l'ambiente non era tutelato, non c'erano leggi di tutela dell'ambiente, ciascuno poteva fare quello che gli pareva? Assolutamente no. Allora, ci sono due cose. Prima di tutto, inserire qualche cosa nella Costituzione non significa creare dal nulla un diritto inesistente, perché il diritto ambientale c'era già, peraltro c'era anche nella Costituzione, se la mettiamo su questo piano. Significa semplicemente mettere nelle condizioni di giudicare una ulteriore successiva legge costituzionale o incostituzionale sulla base del, ovviamente, del testo della Costituzione. Quindi quello cambi in qualche modo il raggio di azione della Corte Costituzionale, non è che crei un diritto ambientale che non esiste, primo. Secondo, la Costituzione è composta di 139 articoli più le disposizioni transitorie e finali, ma non è che tutti gli articoli sono uguali, ci sono articoli precettivi che stabiliscono come si fanno le cose. Per esempio, ultimamente abbiamo ripassato assieme come si elegge il Presidente della Repubblica, e quelle sono regole, bisogna fare così, così e cos'ha, non è che si può fare diversamente. E poi ci sono invece articoli che sono più, diciamo, manifesto, più del moti dello spirito, sono quelli che poi creano maggiori difficoltà oppure varietà di informazioni, di interpretazione. Per esempio, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. C'è qualcuno che ci legge: tutti gli italiani hanno diritto ad avere un reddito. Cioè, no, manco per idea. Ma insomma, sono quelle cose di proclama. Allora, ieri che abbiamo messo in Costituzione la Repubblica, all'articolo 9, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ora, non è che sia proprio chiarissimo che cosa, però c'è una tutela dell'ambiente e degli animali. Per esempio, se acciacco una zanzara o schiaccio un pidocchio, corro dei rischi? No, perché ovviamente dopo c'è scritto nelle forme di tutela degli animali, se lo Stato disciplina la legge. Lo stabilisce, quindi evidentemente, diciamo così, sarà ancora consentito, suppongo, acciaccare le zanzare. Però dal punto di vista del principio qualcuno potrà dire: no, vedi, è violata la Costituzione perché hanno acciaccato un animale. L'articolo 41 viene così modificato: l'iniziativa economica privata è libera, questo c'era già ovviamente, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E questo già un manifesto c'era già, questo è il testo del 48, e creava delle problemi di interpretazione. Adesso si è aggiunta: non si può creare danno alla salute dell'ambiente. Anche questo non è chiarissimo. Faccio un esempio: Michelangelo, per fare il David, gli è toccato a una cava prendere e sventrare una montagna e portargli la pietra con quale poi ha fatto il David. Che gli facciamo? Violazione, ha snaturato l'ambiente, ma diciamo, mi sembrerebbe ardito, quindi ci sarà ancora una volta la legge. Nel frattempo, e chiudo, ieri la Camera dei Deputati era a un passo dall'approvare quella vaccata micidiale che è l'agricoltura biodinamica, un dito nell'occhio a chiunque sappia di che cosa si sta parlando, una roba ammetata dalla superstizione e il pensiero magico tribale, che era passato al Senato. Ce ne eravamo occupati a suo tempo, molti avevano scritto, tra cui un senatore a vita, ultimamente anche il premio Nobel della fisica, ha detto: non vorrete mica approvare quella robaccia, quella merdata lì, che non è a mio giudizio, è che è proprio, diciamo, lo sterco di vacca messo nel corno, seppellito quando c'è la luna piena, così il raggio cosmico raggiunge. Ieri erano a un passo con l'approvarlo, quindi da una parte votavano la natura in Costituzione e dall'altra, diciamo, approvavano una roba che per sua natura, diciamo così, è già
molto somigliante all'escremento. Sono stati fermati, diciamo, sul traguardo. Torna in discussione questa mattina. Stiamo a vedere, perché tanto ormai le sorprese. Siamo nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Riforma della giustizia, stop alle porte girevoli tra magistratura e politica. E anche sulla prima pagina del Messaggero, CSM, nuovo sistema di elezione e 30 membri, giustizia, riforma in CDM venerdì, niente più toga dopo la politica. Allora, questa è una riforma importante, speriamo che vada avanti. Io questa storia dello stop alle porte girevoli non mi ricordo più quante volte l'ho sentita, e ogni volta che la sento la porta comincia a girare sempre più vorticosamente. Però pazienza, ripeto, questa è una cosa importante, speriamo vada avanti. Però ai cittadini, a noi, a me, nella vita quotidiana, nel fare il mestiere, nel cercare di creare ricchezza, nell'eventualmente dover fare i conti da vittima o da colpevole di reati commessi, quello che interessa è che la giustizia funzioni. Allora, oltre a bloccare le porte girevoli, l'esibizionismo, l'approfittarne per andare in politica, oltre a fare tutte queste cose qua, ce la vogliamo mettere delle norme per portare alla porta il magistrato che non lavora? No, glielo controlliamo il lavoro che fa, oppure dice ma a suo giudizio, diciamo, è libero, se le avanza tempo faccia qualcosa. Perché non c'è, questi dati vengono accumulati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ma assolutamente non utilizzati. Il magistrato che continua, in questo caso il magistrato della procura che continua ad accusare gente che viene assolta, o il giudice che continua a scrivere sentenze che vengono riformate, cioè cambiate, quelli che fanno primo, secondo grado e poi in Cassazione gli bruciano tutti dicendo siete degli analfabeti, li vogliamo accompagnare alla porta o ce li teniamo per ricordo del fatto che il concorso lo passavano anche gli analfabeti? Perché questo è quello che poi interessa per far funzionare la giustizia. Naturalmente bloccate le porte girevoli è una giusta cosa, perché la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è l'inizio del lavoro, non la conclusione. Certo. Andiamo anche in politica, seriamente, Movimento 5 Stelle, ora Grillo scarica Conte, siamo sulla prima de Il Giornale, il titolo d'apertura ha a che vedere con Berlusconi in campo, pronto a rifondare il centrodestra. Poi appunto leggiamo di Grillo, le sentenze vanno rispettate, un virgolettato, sono le parole del fondatore del Movimento, e poi c'è l'attacco di Domenico Di Sanzo, l'incipit, decapitate tutte le cariche del Movimento 5 Stelle dall'ordinanza del Tribunale di Napoli, è tornato l'uomo solo al comando. La stessa titolo lo trovate su quasi tutti i giornali, quindi il mio giudizio sarà equanime, è una diffusione a piene mani di ignoranza allo stato puro. Le sentenze non possono essere rispettate in questo caso per la semplice ragione che non ci sono, non è una sentenza, è un'ordinanza. Dice ma è la stessa cosa, questo è un cavillo, un corno, voglio dire, non è che puoi confondere l'una e l'altra. Anche perché siccome siamo in sede civile, quella questione in sede civile, non è che il magistrato o il giudice in questo caso la mattina si è svegliato e dice adesso mi occupo del Movimento 5 Stelle, cioè sono dei cittadini italiani iscritti al Movimento 5 Stelle che hanno fatto una denuncia, che hanno detto, cioè, ragazzi, qui c'è un'irregolarità. Il giudice può dare loro ragione o torto. Al momento non ha fatto né l'una né l'altra cosa. Ha sospeso in via cautelare, quindi non c'è una sentenza. Non si può rispettare la sentenza che non esiste. Non c'è un giudizio. Ha sospeso in via cautelare e lo statuto e quindi le nomine che sono state fatte, punto. Adesso vedremo come va a finire. Dice Grillo, questa cosa bisogna, fermi tutti, bisogna rispettare, grazie, anche perché se non la rispetti tutti gli atti successivi sono illegittimi, cioè non validi come non dati. Ma voglio dire, cioè, se ci fosse un minimo di cultura anche nel giornalismo, io non lo so esattamente cosa ha detto Grillo, ma se fosse mai uno gli dice guardi, la sentenza non c'è, cambia avvocato se non gliel'ha spiegato. Allora, andiamo a leggere l'apertura rispettivamente di Repubblica e Corriere della Sera, che si concentrano sulla lettera di ieri del Papa Emerito Benedetto XVI. Il mea culpa di Ratzinger, titola Repubblica, vergogna e dolore, chiedo perdono alle vittime, ma non sono bugiardo, presto sarò davanti al giudice ultimo della vita. Il titolo del Corriere della Sera, Ratzinger, chiedo perdono. A te. Ma c'è una questione, diciamo così, che riguarda un po' più la Chiesa, è una questione più prosaica, in quella lettera che andrebbe letta per intero, va letta per intero, non limitarsi ai titoli. In pratica lì c'è una commissione indipendente, una commissione di avvocati incaricati dalla Chiesa di Monaco, perché questa è l'origine della faccenda, che ha fatto un'indagine per anni, e ci sono un numero spropositato di casi di pedofilia. Allora quello che dice Ratzinger è
io non ho mentito, le colpe le abbiamo tutti, e questo è un concetto molto, molto cattolico, cioè siamo tutti colpevoli, questo non c'è alcun dubbio. Quindi il tema che pone è: cos'altro avrei dovuto fare? Cioè, io non ho mentito, quindi non ho taciuto, intende dire qualcosa ho fatto, ma che altro avrei dovuto fare? La mia posizione di laico è: devi andare da una polizia e denunciare il pedofilo, perché la cosa più importante è proteggere il bambino. Questa è la mia posizione di laico sulla base della legge dello Stato. La legge della Chiesa è diversa, quindi questo è il tema che pone Ratzinger, che è un tema profondo. Poi ce n'è uno più prosaico, e lui ricorda che l'indagine si compone di 8.000 pagine e che la memoria a cui ha dovuto rispondere si compone di 2.000 pagine. Voi capite bene che non è umano difendersi da roba di questo tipo, cioè in qualche modo diventa impossibile la difesa, ma questo è un aspetto, diciamo così. Infatti ringrazia i tanti che lo hanno aiutato a redigere una memoria sua di 80 pagine. Esatto. Anche la stampa apre con questo, il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili, e poi a centropagina, e il titolo è anche graficamente più significativo, quindi forse quello più importante per la stampa di oggi, è l'intervista rilasciata dal Meloni a una trasmissione. Meloni: sono pronta a governare. La leader di Fratelli d'Italia rivendica la guida della destra. Salvini: qualcuno vuole andare da solo e perdere, che sono anche un po' come una minaccia. Alleanza in crisi, noi coerenti, il vaccino non è una religione, non lo farò a mia figlia. La rabbia dei virologi. Appunto, e come hai appena finito di leggere, è una intervista su molte cose, molte varie, e non solo non possiamo, non abbiamo il tempo, ma poi non è neanche la nostra funzione, diciamo, commentarle tutte. A me ne interessa una, perché a me interessano poi i fatti e le cose che riguardano soprattutto la vita produttiva e civile del nostro paese. Dice l'onorevole Meloni che non servono le sanzioni alla Russia di Putin, perché quelle sanzioni, tra l'altro, danneggiano le nostre aziende. E io sono convinto che questa opinione, questo approccio, è sentito da molti. Quindi l'onorevole Meloni fa centro in un comune sentire di una parte considerevole dell'opinione pubblica. Ora però la domanda è questa: ma l'aumento del prezzo del gas favorisce le nostre aziende? No, perché quello è una politica condotta, alcune condizioni sono oggettive di mercato, ma una politica condotta dal produttore di gas. Che faccio? Pago e sto zitto, non devo dire niente. Noi abbiamo, le nostre aziende hanno aumentato il loro mercato con la nascita dell'Unione Europea, la quale nasce dell'Unione Europea festeggia la caduta, la morte dell'impero sovietico, e quindi si sono aperti nuovi mercati, nuovi paesi. Ricordate, cioè, voi siete più giovani, ma io ricordo quando ero più ragazzino che c'erano quelli che partivano per andare nei paesi dell'est e portavano le calze di seta, che abbiano una vergogna per tutta la vita, perché con un paio di calze di seta riuscivano a conquistare il cuore, forse qualcos'altro, di una fanciulla, perché quella era miseria. Noi le calze di seta le vendiamo, le produciamo, le vendiamo, compriamo i loro prodotti. Questo è più mercato. Per avere più mercato occorre anche fermare i despoti. Come pensa l'onorevole Meloni che si debba fermare un despota? Certo, l'alternativa sarebbe quello di sparargli, però ha qualche costo umano, non solo commerciale, in più. Quindi, in effetti, se qualcuno mi pesta i piedi al mio mondo libero, le sanzioni sono la via più sana per difendere gli interessi del mio mondo e delle mie aziende. Voltiamo pagina e ci occupiamo, Davide, di un caso di cronaca che vi abbiamo raccontato. Più tardi lo approfondiremo anche con il presidente nazionale dell'Avis, una storia che arriva da Bologna. Operate quel bimbo, sono nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica. La vittoria dei medici sui genitori Novax, il giudice dà ragione all'ospedale, bocciato l'uso di sangue di non immunizzati. L'intervento al cuore va fatto subito, un curatore per convincere la famiglia. Allora, ieri ci eravamo fermati dicendo non conosciamo il caso specifico, ma avevo già fatto riferimento alla giurisprudenza più che consolidata: se c'è bisogno interviene il giudice tutelare, sospende la patria potestà e autorizza i medici a procedere. È esattamente quello che è successo, no? Quello che non sapevo ieri è che ci fosse un bisogno, e anche, diciamo così, urgente, di intervenire, questo perché non eravamo in quella corsia, è meglio non fidarsi mai delle notizie superficiali, però era così e così si è proceduto. Questo è il nostro mondo civile, dove quello che conta non è le idee strane che ti sei messa in testa tu. Il figlio non è una tua proprietà privata. La legge tutela e difende il bambino, la sua vita, la sua sopravvivenza. Quindi intanto in bocca al lupo naturalmente per l'operazione, che qualche complicazione la comporta comunque.
Allora Davide, pagina 7 del giornale, c'è una fotografia dell'Istat, balzo delle vendite al dettaglio più 7,9%, i dati sono dell'anno scorso 2021 e il confronto è sul 2020. A te. Sono un incremento significativo della vendita al dettaglio che naturalmente accompagna, come del resto la crescita del prodotto interno lordo, accompagna la ripresa del possibilità di muoverci. Da mangiare lo abbiamo continuato a comprare sempre, naturalmente. Secondo me in farmacia era anche aumentato enormemente il giro d'affari nelle farmacie, perché a un certo punto erano aperte solo le farmacie e diciamo, i compulsivi dello shopping andavano a fare shopping in farmacia, tutto il resto era chiuso, quindi diciamo, i consumi per loro natura dovevano contrarsi. Quello che mi colpisce è che questo dato positivo si ritrova a fonte Istat, si ritrova a pagina 7 del giornale, non l'ho trovato su tutti gli altri giornali, perché le notizie positive non fanno scena, cioè, e che vuoi dire, semplicemente che ci stiamo riprendendo? Sì, ci stiamo riprendendo, mi sembra una buona cosa. Allora andiamo anche a pagina 3 questa mattina del tuo giornale della Ragione, c'è una ricorrenza, quella del 9 febbraio 1849, titolo La Repubblica Romana, un sogno di libertà, un bel pezzo di Sofia Cifarelli, ci racconti meglio? Siamo pochi maniaci che ricordiamo ancora la Repubblica Romana, che nasce proclamata l'assemblea il 9 febbraio del 1849, poi partì diciamo, il telegramma di Goffredo Mameli, forse qualcuno ne ha sentito parlare, l'autore del nostro inno nazionale, del testo, tra l'altro morì nella difesa della Repubblica Romana, che chiamò Mazzini a precipitarsi a Roma, perché erano appena finite da qualche mese le cinque giornate di Milano, quindi l'Italia era piena di una voglia straordinaria di essere libera, di essere indipendente e di saper essere europea. E i primi problemi li abbiamo avuti già all'epoca, perché l'eroismo della difesa della Repubblica Romana, non so quanti secondi ho ancora a disposizione, ma qua c'è una cosa curiosissima, secondo me è divertente anche in questa pagina meravigliosa della nostra storia nazionale della Repubblica Romana. A Roma c'è una bellissima via che porta su in salita verso il Gianicolo, dove al Gianicolo, Porta Garibaldi si chiama, non a caso c'è il monumento a Garibaldi, perché lì fu difesa strenuamente la Repubblica Romana, e quella via si chiama Via dei Quattro Venti, è scritto Via dei Quattro Venti ovviamente, non so, magari sono convinti in molti che sia una questione di venti, in realtà su quella via si combatté e 80 eroici repubblicani difensori della Repubblica Romana sbatterono un intero battaglione francese che erano intervenuti a difesa del Papa, comandati da Oudinot, generale Oudinot. Quando i francesi poi vinsero la battaglia e sconfissero i repubblicani della Repubblica Romana, il generale Oudinot volle chiamare quella via in onore degli 80 che si batterono con eroismo contro i francesi. La chiamò Rue de 80. 80 in francese significa 80, non significa 4, sì, significa 4 volte 20, che sarebbe 80. Quindi era via degli 80. Poi nella traduzione che fece la toponomastica italiana successivamente, anziché chiamarla via degli 80, la chiamarono via dei 420. E lì morirono Mameli, morì Dandolo, morirono in tanti, e morirono con un ideale, quello di avere Roma libera, di un'Italia unita, inserita nell'Europa. All'epoca furono i francesi a darci la fregatura, ma poi dopo, diciamo così, la cosa si risolse. Ancora oggi in alcune zone della Romagna la sera del 9 febbraio si mettono fuori i lumini, perché i lumini furono quelli che guidarono Garibaldi verso la pineta di Comacchio, dove peraltro poi morì Anita Garibaldi, in fuga dalla Repubblica Romana, che poi purtroppo a un certo punto crollò. Ripeto, è una storia gloriosa del nostro paese, e varrebbe la pena, senza celebrazioni, perché sono quelle cose lì che stancano e annoiano, ma senza celebrazioni, ricordarla ai più giovani, non meno che ai più anziani, che secondo me non se la ricordano. Hai fatto bene a farlo. 9 febbraio 1849, Roma Repubblica, venite, era quello, no? Esatto. Il testo del telegramma inviato alle 2 di notte, insomma, lo racconta bene questo pezzo. Grazie Davide, ci sentiamo domani mattina puntuali 7:10 per la rassegna stampa. Grazie a voi e buona radiovisione a tutti. Da Confindustria, il post in fabbrica.
RTL 102.5 incontra le aziende italiane. Eccoci qui alle 7.50 minuti per un nuovo appuntamento con il Post in Fabbrica. Oggi vi presentiamo Stevanato Group, un'azienda nata nel 1949 con la produzione di bottiglie in vetro. Ora è leader mondiale per il packaging farmaceutico, producendo soprattutto fiale e siringhe. Ha tantissimi dipendenti, 4.749 in tutto il mondo, 2.347 in Italia, e ne cerca subito 150. Ci colleghiamo immediatamente con Caterina Tringali, l'HR Director di Stevanato Group. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuta. Buongiorno, grazie a voi, grazie a Confindustria RTL per questa opportunità. È un piacere averla con noi. Dunque, iniziamo a raccontare bene la vostra realtà e soprattutto se ci può fare anche un focus sulle grandi ramificazioni che avete anche all'estero per i nostri ascoltatori. Allora, Stevanato Group nasce in Veneto. Oggi siamo il nostro headquarter è ancora a Piombino Dese, un paese di circa 10.000 abitanti, e noi siamo 2.300. L'altra sede importante in Italia è a Latina, ma poi siamo presenti in 9 paesi, sia con altre aziende produttive, ma anche con la nostra divisione ingegneristica. Allora, ci sono numeri importanti nella vostra azienda, come abbiamo già detto, ma siete sempre alla ricerca di nuove figure. Quindi entriamo un po' subito nello specifico di queste 150 che state cercando ora. Quali sono i ruoli, le posizioni aperte? Poi, insomma, racconteremo meglio anche come candidarsi. Allora, le 150, almeno 150 persone che cerchiamo sono principalmente per il nostro plant a Piombino Dese in provincia di Padova, e sono innanzitutto figure di produzione, quindi conduttori di impianto, capi squadra, capi turno, capi reparto, addetti alle camere bianche. Nelle camere bianche si lavora, diciamo, vestiti come in un sala operatoria, e figure di controllo qualità. I periti meccanici, elettronici, softwareisti, ma non solo. Anche per la nostra divisione di ricerca e sviluppo cerchiamo figure con esperienza, diciamo, con una base scientifica, quindi laureati in fisica, matematica, chimica, ma anche laureati in informatica e in ingegneria. Non sempre però, diciamo, il titolo di studio è la carta per entrare, perché per le figure di produzione la cosa principale è la voglia di imparare e la voglia di fare il nostro percorso di formazione. Ecco, una parte molto consistente del vostro lavoro è quella che riguarda le relazioni con l'estero, perché la percentuale del vostro export, se non sbaglio, supera il 90%. Assolutamente sì, i nostri clienti sono le case farmaceutiche. Il nostro consumatore finale è il paziente, quindi noi pensiamo al paziente, a chi usa i nostri contenitori per somministrarsi, diciamo, il farmaco, ma il nostro cliente sono le industrie farmaceutiche. Ecco, nei giorni scorsi parlavamo anche delle nuove esigenze dei lavoratori, no? La continua ricerca di un welfare aziendale che sia soddisfacente, che vada incontro alle nuove richieste. Leggevamo per esempio che anche dal punto di vista dei lavoratori fuori sede avete una serie di alloggi per esempio a disposizione. Come siete messi su questo fronte del welfare aziendale? Allora, noi cerchiamo appunto tantissime persone e sappiamo che il mercato non sempre fornisce le professionalità necessarie, quindi prima di tutto siamo aperti ad accogliere persone da qualsiasi parte d'Italia o comunque del mondo. Quindi per farle venire da noi e soprattutto farle rimanere, perché investiamo molto in formazione, quindi chi se ne va, diciamo, per noi è una perdita di know-how e di risorse, dobbiamo accoglierlo e sostenerlo. Questo vuol dire fornirgli l'alloggio, fornire tante volte un sostegno al trasferimento, dare agevolazioni, diciamo, a chi si trasferisce con la famiglia, sostegno alla genitorialità. Poi con il Covid abbiamo deciso per esempio di attivare lo sportello psicologico di ascolto, perché certo, fornendo noi i flaconi per i vaccini abbiamo lavorato ancora di più se possibile durante la pandemia, quindi le nostre persone per essere motivate
coinvolte devono essere sostenute. Ottimo, e infatti mi ha un po' anticipato anche la domanda con cui poi chiudiamo, abbiamo ancora 30 secondi, cioè qual è, perché dovrebbero scegliervi un po' sicuramente per questo contorno molto importante, questi benefits, ma poi insomma in realtà perché uno deve lavorare per Stevanato Group? Che cosa lo fa sentire orgoglioso? Allora, intanto sicuramente quello che facciamo, siamo un'azienda che crede nella scienza e quindi diamo un beneficio, contribuiamo con le case farmaceutiche a dare un beneficio. Siamo poi per l'individuo una realtà molto solida che investe in Italia e che ha permesso a 2.400 persone ormai in Italia, diciamo, a poter pensare con serenità al proprio futuro. Grazie davvero per quest'ultimo appello. Allora, come ci si candida? Come sempre, l'indirizzo è www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Noi vogliamo ringraziare Caterina Tringali, HR Director di Stevanato Group. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a voi. A presto, una buona giornata, poi ovviamente aspettiamo i feedback rispetto ai curricula o curriculum che riceverete. Ci siamo come mai volete. Messi d'accordo, non abbiamo mai trovato pace. No, non ce la facciamo. Don Antonio invece mette pace ovunque. Buongiorno, ciao, Don. Ciao, Don. Ciao. La frasetta sempre che ci fa pensare, siamo noi a dare il vero significato al mondo. Siamo noi a dare il vero significato al mondo. Ah, la frase responsabilità. Di E poi è sempre diverso da ognuno. Certo. Però sentiamolo questa importanza. Va bene, donna. Grazie, donna. Grazie mille. A domani. Ciao, sempre bello star con voi. Ciao. Adesso però vogliamo occuparci e tornare a occuparci qui in No Stop News del caso che abbiamo raccontato in questi giorni, la storia di un bambino ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in attesa di un delicato intervento, i cui genitori Novax si sono rifiutati di autorizzare le trasfusioni necessarie. Hanno detto: non potete effettuare trasfusioni sul nostro figlio se il sangue è stato prelevato da donatori vaccinati. E allora evidentemente c'è da fare un po' di chiarezza, perché poi abbiamo letto pochi minuti fa insomma il risultato della sentenza, il giudice che ha detto no, ho effettuato ovviamente tutte le trasfusioni che dovete fare, il bimbo va ovviamente operato subito. Ne vogliamo parlare in diretta con il presidente nazionale dell'Avis, Gianpietro Briola, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Buongiorno dottor Briola, allora ho un dubbio da sottoporle, credo che sia il dubbio di molti, insomma di quelli che hanno letto questa notizia. Allora, nel sangue di un cittadino, di una persona che ha ricevuto il vaccino contro il Covid, può esserci la presenza di anticorpi contro il Covid. Nell'esatta misura in cui questi anticorpi possono essere presenti nel sangue di un non vaccinato che abbia contratto la malattia, oppure c'è qualche differenza? Dal punto di vista, diciamo, degli anticorpi non c'è nessuna differenza, perché l'organismo è stimolato sia dal vaccino che dalla malattia a produrre gli anticorpi contro il virus, e quindi la tipologia degli anticorpi sono assolutamente uguali e non fanno nessuna differenza. Quindi legato al vaccino non ci sono motivazioni scientifiche accertate finora che possono dare nessuna preoccupazione. Allora dottore, parliamoci molto chiaro, un ruolo molto importante in queste scelte di alcuni genitori lo ha la disinformazione, la poca informazione, la mala informazione, che soprattutto e spesso arriva dai social, arriva, si chiamano le fake news, insomma ci sono in giro video che diffondono informazioni non inesatte ma proprio sbagliate, volutamente errate. Allora, cosa si può fare, cosa potete fare voi, cosa può fare chi nella scienza crede per arginare questa disinformazione sui social? Ma credo che la disinformazione e il pregiudizio siano stati i peggiori nemici in questo periodo, e i social hanno aiutato molto. Noi ne siamo stati molto colpiti ultimamente anche con toni molto aggressivi. Credo che dal nostro punto di vista serva la perseveranza nel continuare a scrivere, a dire, e come facciamo stamattina ad essere qui per dichiarare che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Dal punto di vista dei social è inutile poi rispondere a queste persone, perché ogni risposta stimola solo ulteriore aggressività, quindi
il richiamo è a tutti i nostri concittadini a avere fiducia nella scienza, nel lavoro dei medici e avere fiducia in tutto ciò che si è fatto finora, perché è stato ormai dimostrato che il vaccino ci ha reso la possibilità di tornare a una vita normale, ma soprattutto di aver diminuito i ricoveri e soprattutto di aver diminuito la mortalità legata al Covid. Certo. È un tema sicuramente difficile, quello delle fake news, soprattutto è difficile inseguirle. A noi addirittura hanno taggato un post con un logo Avis, quasi fosse un nostro messaggio, quello di dire non venite a donare se siete vaccinati, ma è assolutamente falso ed infondato. Certo. Poi noi raccontiamo questi episodi sperando che siano effettivamente dei fenomeni isolati. In molti magari possono ancora avere dei dubbi, magari perché non sono riusciti a informarsi correttamente. Però quello che ci raccontavamo anche ieri, quando insomma ci mettevamo un attimo d'accordo per questa intervista, è che purtroppo non è un fenomeno isolato. Cioè effettivamente ci sono stati, per esempio, dei casi di Novax che hanno fatto irruzione in alcune delle vostre sedi, è vero? Sì, la settimana scorsa è toccata alla sede del centro di raccolta di Modena, ma anche in altre sedi su tutto il territorio nazionale i Novax hanno fatto irruzione, hanno fatto dei sit-in, hanno fatto dei momenti di protesta anche verbale e fisica. Quindi è una situazione piuttosto preoccupante. Come dicevo, questo tono aggressivo è cresciuto negli ultimi mesi, soprattutto legato al Green Pass e quindi a una sorta di obbligo vaccinale per chi deve lavorare, ma del resto noi ci vogliamo attenere alle normative dello Stato, ma soprattutto ci vogliamo attenere alle indicazioni della scienza con grande responsabilità e quindi continueremo su questa nostra strada di difesa di tutti i nostri cittadini. Non c'è dubbio. Ricordando, dottor Briola, nel salutarla, che chi dona il sangue che poi viene utilizzato per pazienti che ne hanno bisogno è protetto dall'anonimato, quindi è inconcepibile e non è possibile, mi aiuti lei, scegliere da chi farmi donare il sangue. Cioè, è una cosa non è mai stata possibile. È assolutamente impossibile attualmente, ma è anche inconcepibile, perché i donatori che noi preferiamo, quelli ai quali noi facciamo riferimento, sono i donatori associati, che sono quelli che donano periodicamente, che quindi dal punto di vista anche clinico, della sicurezza e della qualità del sangue donato, sono i migliori, perché sono quelli che si assumono la responsabilità di donare e di avere anche dei comportamenti etici e dei comportamenti personali che li mantengono in buone condizioni di salute. Chi dona in modo così occasionale o dedicato non dà tutte queste garanzie. Oltretutto ai donatori non chiediamo né se sono vaccinati né se non lo sono, perché non è importante, ma la cosa importante è che devono entrare in un circuito che garantisca a tutto il servizio sanitario la possibilità di trattare e di curare ogni paziente con la massima garanzia, la massima qualità del prodotto che viene offerto ad ogni nostro concittadino malato. Certo, e l'occasione insomma è anche quella di ricordare quanto sia importante donare il sangue. L'Avis su questo da anni, da decenni, devo dire, è in prima linea. Grazie a Gian Pietro Briola, presidente nazionale dell'Avis, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ci colleghiamo, come detto, con Flavio Roda, presidente della FISI, dalla Cina. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Grazie, grazie presidente. Beh, dobbiamo partire dalle belle notizie a questo punto e partiamo dall'oro nel curling. È bello pensare che quando a Torino nel 2006 forse qualcuno di noi ha cominciato a sentire per la prima volta curling, è bello pensare che dopo un po' di anni l'Italia è addirittura arrivata in cima a questo podio, no? Sembrava una scommessa non possibile da vincere e invece così è andata. Ci dice un po' come le è sembrata questa gara, come l'ha seguita? Ma io prima di tutto volevo precisare che questo, il curling non fa parte della mia federazione, fa parte della federazione di ghiaccio. Beh, però sono sempre gli azzurri, sì. Insomma. Ho seguito anch'io quello che è stato il loro percorso, direi che è stato un percorso vincente dall'inizio. Ha entusiasmato tutti, anche perché diciamo questo
valore assoluto di questi due atleti non si pensava fosse così importante e fossero così determinati, quindi bisogna veramente fare dei grandi complimenti, perché è stato un grande successo e sicuramente anche un grande spettacolo. È vero, un grande spettacolo che abbiamo seguito con piacere, raccontato. Poi c'è purtroppo il tema della positività di alcuni atleti. Attualmente com'è la situazione? Immaginiamo che un po' l'aveste già messo in conto. Sì, no, in effetti questo ci crea un po' di problemi, perché in effetti è tutto quello che sono i protocolli da seguire. Noi abbiamo già, prima di partire dall'Italia, abbiamo cercato di tenere sotto controllo tutti i nostri atleti e in effetti siamo partiti tutti negativi. Poi qui abbiamo avuto qualche positivo, in particolar modo nello slittino, e questo dispiace, perché in effetti atleti che in questo momento sono bloccati, quindi sono in quarantena e quindi fanno fatica a fare le prossime gare. Però direi che di massima stiamo andando anche abbastanza bene, perché ci sono alcuni casi, ma direi anche non tantissimi. Ecco. Le precauzioni ci sono e molta attenzione. Certo, certo, non c'è dubbio, anche per descrivere un po' l'atmosfera che si respira lì, e approfittiamo del suo collegamento proprio dal posto. Presidente, parliamo anche della nostra Sofia Goggia, possiamo dire nostra perché è la nostra testimonial. Sì, in effetti la nostra Sofia è arrivata due giorni fa, ieri ha iniziato a sciare, sicuramente che dovrà capire il suo stato, la sua condizione in questi giorni. Qua le piste sono abbastanza impegnative, abbastanza dure, e quindi la speranza è che lei riesca a trovare, diciamo, la condizione. Non è facile, perché penso che sia più un fatto emotivo, no? E quindi dispiace veramente quello che è accaduto, ovviamente l'infortunio che naturalmente non ci voleva, un po' sparigliato, certo, le carte. Grazie al presidente della FISI Flavio Roda, collegato con noi da Pechino, ci sentiamo presto, buona giornata. Vogliamo tornare ad ospitare Cristina Fogazzi, che è un'imprenditrice conosciuta da tantissimi come l'estetista cinica. Tra poco vi spieghiamo perché, le diamo subito il buongiorno. Buongiorno Cristina, grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuta. Ciao, buongiorno, benvenuta. A voi, e grazie per avermi invitato. Allora, intanto ci piace l'idea che le persone possano in qualche modo difendersi. L'hai già fatto sui social ampiamente, è una difesa tra l'altro molto, anche molto accorata, perché ti sei anche presa le tue responsabilità, diciamolo. Però possiamo raccontare a chi non ha capito bene cosa è successo esattamente qual è stato il problema? Allora, io ho un e-commerce di prodotti beauty. Su questi e-commerce da 2 anni c'è un accumulo di punti. Come si fa molto spesso, no? I punti fedeltà, quelle cose qui, no? Questi punti hanno sempre avuto dei premi che erano accappatoi, tazze, borse per la palestra. Questi premi continuano ad esserci. Dopo l'ultimo Black Friday, la quantità di accappatoi, tazze, borse della palestra accumulati per far fronte a tutti i punti era diventata pressoché ingestibile da un punto di vista logistico, nel senso che proprio ci servivano dei capannoni, magazzini nuovi, certo. Esatto. In più, credo si sappia, insomma, c'è un problema di approvvigionamento di merci dalla Cina. Sono mesi che ci sono delle merci che arrivano in ritardo, quindi per esempio qualcosa poteva avere il rischio che nel momento in cui tu volevi riscuotere il premio a fronte dei punti, il premio non c'era. Quindi abbiamo pensato, facciamo diventare questi premi anche possibili da convertire in denaro da spendere sul sito, facendo una cosa retroattiva, cioè le persone che nella loro area personale avevano dei punti che valevano accappatoi si sono trovati dei punti che valevano soldini da spendere sul sito. Cos'è successo? Nel fare questa conversione si è perso 1-0, nel senso che anziché convertirli a 5 centesimi sono stati convertiti a 50 centesimi. Molto bene. Tutto il mese di gennaio le persone hanno speso questi soldi per un totale di 470.000 euro. Noi stavamo nel frattempo chiudendo il bilancio, facendo l'inventario di magazzino, insomma facendo tutte le altre cose. A fine mese la nostra amministrazione ci ha detto: ragazzi, signori, ma siamo sicuri di quello che è successo? E ci siamo accorti che si era perso 1-0. Ecco, e quindi insomma c'era... Il tema però è che i punti in possesso delle persone che acquistano sul sito, il numero totale di punti, sono 10 milioni. 10 milioni, sì.
Quindi 5 milioni in contanti, diciamo, sarebbero 5 milioni tradotti in, contanti, in euro sono 5 milioni di euro. Tradotti in euro, esatto, sono 5 milioni di euro, che però tu non sai entro quanto le persone utilizzano. E qualcuno ha voluto scrivere, io adoro che sono diventati tutti economisti dei programmi di loyalty, che penso che ci sono gli esperti che li fanno, però tutti hanno voluto dare il loro parere su questa cosa, ma va bene, cioè, credo faccia parte, aspetta che mi sono squadrata rispetto all'inquadratura. Oh, sì, sì, tutto in diretta, tutto è meravigliosa, diretta, diretta. No, adesso noi non ti vediamo benissimo, però ecco, più centrata, sì, così, così, sì, Cristina, eccoci, sei bellissima, vai. Quindi, insomma, qual era il rischio preciso che, a cui andavate incontro? Il rischio preciso a cui andavamo incontro era una difficoltà finanziaria. Importante. Nella cassa dell'azienda. Liquidità, certo. Beh sì, cioè è una crisi di liquidità in cassa, e questo è un tema, però ti stavo dicendo, tutti si sono improvvisati economisti e qualcuno ha detto che solitamente nei programmi di loyalty vengono sfruttati il 40% dei punti. Io vi dico che, perché ovviamente ci siamo fatti poi fare una consulenza, per esempio nella catena di un famoso supermercato che sicuramente conoscete, l'85% del catalogo viene ritirato, quindi cioè non so come dire. Sì, no, certo, ma non c'è dubbio su questo. Allora Cristina, tu hai fatto ovviamente delle dichiarazioni, hai fatto delle interviste, hai dato delle spiegazioni in queste ore, e c'è qualcuno che giustamente ti ha chiesto, ma chi ha sbagliato? Siccome tu saprai chi ha sbagliato materialmente, avrà delle conseguenze? Tu hai risposto, se non sbaglio, no, perché l'errore è stato anche mio. Ma allora, è importante anche questo fatto che ti voglio dire, è importante questo fatto perché noi siamo un'azienda molto giovane, siamo cresciuti tantissimo, vuol dire che in 5 anni siamo passati da poco di meno di 1 milione di euro di fatturato a 60 milioni. Di questi 5 anni, 2 sono di pandemia, quindi non solo siamo giovani, ma non ci sono all'interno dell'azienda dei processi ben strutturati, perché chiaro, proprio non abbiamo lavorato insieme, perché 40 persone le abbiamo assunte l'anno scorso. Come fai a dare la colpa a una persona? Cioè non ci sono dei processi di double check, la colpa è di un'azienda giovane che non si è non ha avuto nemmeno il tempo di strutturarsi, quindi non si va a stigmatizzare. Premesso che io sono abbastanza convinta che la colpa davanti alla buona fede non si dia mai a una persona, però non può essere data una persona, è anche colpa mia che non c'ho, se vuoi, che non ho controllato, ammesso che io non possa controllare tutto certo. Senti, però Cristina, non ci sono proprio dei processi ancora strutturati, esatto. Quindi la domanda adesso che viene è proprio questa: di solito quando si fanno degli errori, a parte piangere 10 minuti, poi la domanda è che lezione ho imparato, credo, da tutto questo, credo più di 10 no? minuti nel anche suo 15, caso, visti i rischi. Che lezione hai imparato, Cristina, da questa storia? Ma allora, guarda, più che aver imparato una lezione, questa storia ha portato alla luce una cosa che sapevamo tutti, cioè che stavamo tutti facendo un gioco molto più grosso per il quale non eravamo completamente preparati, ma lo sapevamo, cioè vi racconterei una bugia, prima o poi la falla saltava fuori, e se su alcune cose siamo stati bravissimi, insomma i miei bilanci sono stati premiati 2 anni in borsa, è ovvio che non tutte le parti dell'azienda si sono strutturate abbastanza velocemente, certo. Questo lo sapevamo, questa cosa ce l'ha ribadito. Ovviamente ti scusi e ti sei sempre già scusata con tutti i tuoi clienti, che insomma. Poi insomma c'è chi mi sono scusata più volte, anche perché è giusto che io mi scusi, ho ricevuto una valanga di affetto, ragazzi, in cambio. Bene, bene. Devo meno dire male. Questa cosa perché devo bene. Rendere atto alla mia famiglia. Certo, certo, certo. Ok, no, cioè chi ha fatto chi ha usufruito già di questi punti, di questi certo, sconti, certo, certo. Volevano ribonificare. Voleva rimandarteli. Ovviamente gli ha detto no, hanno bonificato le associazioni benefiche, ci hanno mandato la contabile. Cioè quando mai succede? Questo è un segnale molto bello, perché è il segnale di una community rispetto a chi poi utilizza i prodotti di un'azienda. Allora poi c'è chi ha detto ah è una truffa, ma quelle insomma sono polemiche che stanno a zero, perché di fronte a una spiegazione così limpida, devo dire, c'è poco da aggiungere. Grazie Cristina Fogazzi, l'estetista cinica, buon lavoro, ragazzi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, a presto naturalmente. Ci occupiamo di attualità politica, tutte le ore turbolente che in questa fase insomma sta attraversando il Movimento 5 Stelle. Capiamo un po' le prospettive, quello che è successo con un importante esperto, soprattutto del Movimento 5 Stelle, un giornalista della Stampa, scrittore, ha scritto Oligarchi per la Terza e poi sul Movimento 5 Stelle l'esperimento, l'esecuzione. Jacopo Iacoboni, grazie per essere con noi, buongiorno. Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, l'ex premier Conte sostiene che la sua leadership non dipende dalle carte bollate, ma insomma la verità è che l'ordinanza, questa ordinanza del Tribunale di Napoli, ha un po' riportato il movimento all'anno zero. Sì, diciamo, sai, anche questa affermazione che la leadership non dipende dalle carte bollate è piuttosto sorprendente se fatta da un avvocato, un professore di diritto civile, insomma. Ora, naturalmente si può non piacerci, anch'io non è che sono entusiasta del fatto che i giudici vadano a decidere della vita di un partito, però il problema è che ci sono stati una serie di ricorsi da parte di iscritti, di attivisti, e esistono delle regole che quella associazione si è data, come tutte le associazioni. Sai, quando sei il primo partito d'Italia, cioè e quindi l'associazione fondamentalmente che ha maggior potere politico in Italia, tutto sommato non mi scandalizzo, lo trovo abbastanza normale che se ci sono degli iscritti che lamentano il mancato rispetto delle regole, è normale che i giudici se ne debbano occupare, no? Certo, anzi, certo. Io credo che l'abbiano fatto in questo caso, devo dire, ob torto collo, nel senso che non c'era nessuna volontà di persecutoria, no? C'era semplicemente questo ricorso che andava avanti dall'estate scorsa, tra l'altro inizialmente nella prima, diciamo, in prima battuta non era stato accolto, c'è stato un contro ricorso, e in questo contro ricorso sono stati accolti alcuni dei punti fondamentali, cioè essenzialmente il fatto che c'è stata una votazione che non ha rispettato il quorum, dove non c'era il quorum. Sì, sì, esatto. Quindi sai, quello è il presupposto di ogni assemblea, come dire, dall'assemblea di condominio alle assemblee parlamentari. Okay. Beh, insomma, è arrivato a compimento, diciamo così, insomma, sono andati avanti per la loro strada e sono arrivati alla data in cui si sono occupati anche di questo, no? Questo stai dicendo, Jacopo, quindi senza volontà strane, no? O complottiste. Invece no, ma non ce ne vedo assolutamente. Ah, esatto, ma quello che mi incuriosisce invece è il tuo punto di vista, perché tu conosci bene il movimento e anche il suo fondatore, di Beppe Grillo, che dice: adesso abbiamo bisogno di un momento di confronto. Che cosa ti ha fatto arrivare questo messaggio? Si è spaventato, è preoccupato? Ma sai, io penso che, diciamo così, ci sono due piani. Da una parte c'è, come voi sapete, un problema politico tra Grillo e Conte che è abbastanza di lunga data. Non so se ricordate l'ultimo scontro che hanno avuto proprio l'estate scorsa, all'inizio dell'estate, in cui poi alla fine lo scontro era stato composto con Conte che andava a Bibona. E insomma, lo scontro verteva esattamente su questo, cioè sulla modifica dello statuto che passava da un direttivo a 5 persone al capo politico, diciamo, la figura di Conte come capo politico, diciamo, unico. In realtà Grillo non era entusiasta di questo passaggio, soprattutto perché lì ci fu poi uno scontro sui poteri del garante. Alla fine Grillo conservò tra i poteri del garante quello della possibilità di sfiducia del capo politico, quindi nella sostanza la mediazione trovata fu quella, ma lo scontro di allora tra i due verteva proprio su questo. Quindi innanzitutto c'è questo, e poi c'è secondo me anche il fatto che Grillo conosce abbastanza bene, siccome tutta la storia del Movimento 5 Stelle, come spesso è capitato di raccontare anche in altre cause, anche con lo stesso avvocato Borrè, che diciamo sulla stampa abbiamo intervistato più volte e per primi anni fa, è costruita con una serie di doppie associazioni, passaggi da uno statuto all'altro, sovrapposizione di uno statuto sopra un altro statuto. Uh-huh. Quindi diciamo una serie di garbugli giuridici che sono spesso stati complicati e hanno dato luogo a proteste o a ricorsi formali veri e propri, in cui spesso è successo che i leader fossero diciamo sanzionati nel giudizio civile. Quindi diciamo, da questo punto di vista, Grillo sa quali sono i rischi di questa situazione. I rischi sono, in ultima analisi, anche economici, perché poi diciamo così, quando si accerta una violazione, poi dopo diciamo ci può anche essere, certo, collaterale la richiesta di un danno. Uh-huh. E in una associazione in cui l'unico potere rimane Grillo in questo momento, cioè l'unico, diciamo, figura non decaduta, perché il garante era previsto anzi con poteri ancora
più ampi nello statuto precedente, cioè quello che praticamente adesso è stato rimesso in vigore nella sospensione dello statuto nuovo, l'unica figura che c'è, diciamo, formale ancora riconosciuta è Grillo. Quindi è proprio Grillo, esatto, quindi anche il suo ruolo, facendo uno scenario in sì. un'ipotetica richiesta di danni da parte di questi iscritti napoletani che hanno vinto la causa, cioè che hanno vinto, insomma, che hanno avuto questa ordinanza favorevole del tribunale di Napoli, è, diciamo, l'unico poi referente che dovrebbe poter essere Grillo a questo punto. Quindi, insomma, io ci vedo anche lo spettro del fatto che Grillo è consapevole che la sentenza, tu puoi, cioè Conte può andare in televisione come ha fatto l'altra sera a 8:30 a dire sì, la mia leader, siamo quasi in chiusura, Jacoboni, ti chiediamo di arrivare alla fine del ragionamento, perdonaci. Diciamo, Conte può dire questo, ma poi insomma, se non rispetti una sentenza ci sono a volte anche dei rischi economici. Chiarissimo. Grazie davvero al giornalista della Stampa e scrittore Jacopo Jacoboni per essere stato nostro ospite questa mattina. A presto e buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Ciao Enrico Galletti, ciao Massimo Lonigro. Ciao Giusy, a domani alle 6 puntuali per Non Stop News.